sufficienti. Teresa, non ti pare siano troppi 6 cavalli? In fondo basterebbero 4, 2, a stretto rigore perfino 1. 6 cavalli? Manco ci fosse da portare un reggimento. 6 cavalli! Questo sai, mi puoi con la scala per fuori, ma il lavoro non può essere fatto che da un altro che lavora da finestra, di qui a camera è. Oh mio Dio, che c'è disordine in quella stanza. Non c'è caso di fare tante cerimonie, signora, mi rovardo. Adesso, signore, puoi andare in del bagno. Lo gotti. Via. Che cosa? È il disordine! Povero Piero! Non la faccio nemmeno adesso, sballottato da una stanza all'altra! Ma il bagno è la camera! Mi si tacca! Capita un fatto incredibile! Dov'è? Non si trova più il povero Piero! Lola? Sì, Paolo? Debbono aver perduto qualche cosa. Ma finché lavoravo, il cavo, mi si scappate e pinse. E non sei finito in telletto. La corrente la c'era staccava. Ma se vede che aveva sbagliato qualcosa, sui centrali. Fatto sta, che si tornava proprio in quell'attimo, ma se bastava l'uomo. Io che dormivo in telletto e ne restavo. No! Sì. Oh, povero Piero! Incandio. E volta via, sì, sul sesto. Proprio la morte del giusto. Prima di tutto Mino c'è proprio. Non la trova! Che c'era in telarmato? Ma chi può avercelo messo? Scusa, ma ho capito la cosa che desidero dire a io come sono. Come si è permesso di fare una cosa simile? Oh, povero Piero! Che ne vega, vi ragione, ma non è colpa mia, no, l'ho fatto apposta. Ah, sì? Ce l'ha messo per disgrazia? Sicuro che non è stata una disgrazia, adesso vi spiego, E signora, si è morta! Che se le visite! Facciamo un balletto anche noi per ottemperare la sua volontà.